Ben ritrovati con la rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno. Bonus da segreto di Stato, i tre non devono ridarlo. I nomi di chi l'ha chiesto senza riceverlo chissà se mai arriveranno alla fine del balletto tra istituti e istituzioni. I deputati che invece sono riusciti a intascarsi 600 euro di bonus Covid destinato alle partite IVA potranno intanto tenerselo, non rientrando nella casistica citata dal presidente INPS Pasquale Tridico. Scuola, le incognite a un mese dal rientro in classe, mascherine, banchi nuovi e recupero spazi. A che punto, insomma, la preparazione? I contagi in salita preoccupano in vista della riapertura degli istituti. Tanti sono i nodi ancora sul tavolo, mentre si attendono i banchi monoposto che dovrebbero arrivare all'inizio di settembre. Dal Ministero si valutano gli spazi disponibili. In attesa delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, che potrebbe anche valutare le aperture differenziate, la Ministra garantisce che il 14 settembre si torna in aula, ma presidi e genitori condividono ansie e preoccupazioni. Controlli Covid negli aeroporti, i primi casi trovati a Fiumicino, la Lombardia è in ritardo. Galli dice il confronto è impietoso. Nello scalo romano sono stati rintracciati già 5 persone con il virus arrivate o rientrate dall'estero, servizio attivato anche a Ciampino. Insomma, gli aeroporti dove lo screening è immediato, è partito, insomma, sta partendo, e dove ancora invece non sono previsti i test rapidi. C'è un elenco che trovate sul Fatto Quotidiano. Il caso Lombardia, quindi, dicono, stiamo lavorando, 5.000 prenotazioni nel Milanese in 3 giorni, lo spiega Gallera, e Galli dice confronto impietoso con Fiumicino. Viviana Parisi, tutti gli interrogativi 15 giorni dopo, la scomparsa del piccolo Gioele, la morte della donna e le condizioni del cadavere. A 2 settimane dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia del bimbo di 4 anni. La task force coordinata dai vigili del fuoco ha continuato pure ieri le ricerche senza alcun esito e si fanno sempre più esigue le speranze di ritrovarlo. Mentre si può adesso escludere l'ipotesi che il piccolo fosse morto nell'incidente. Insomma, tutto quello che si sa sul caso di Messina, quindi, eppure tutti i punti ancora oscuri li trovate sul fattoquotidiano.it. Ryanair taglierà un volo su 5 nei prossimi 2 mesi per il coronavirus. I paesi più colpiti, proprio verso i paesi più colpiti, la compagnia low cost irlandese ha spiegato che i tagli sono inevitabili data la recente scarsità nelle prenotazioni a termine. La riduzione degli aerei in partenza per i mesi di settembre-ottobre riguarderà in particolare i paesi dove i recenti tassi di aumento dei casi di Covid-19 hanno portato ad un aumento delle restrizioni. Notizie da Napoli e dalla Campania. Pompei, turista, sale sul tetto delle antiche terme per scattare un selfie. Rischia 1 anno di carcere. Dopo il tam-tam sui social, che ha giustamente condannato la giovane turista per aver calpestato la città archeologica, e dopo la denuncia del giornale Fatto Quotidiano, è scattata l'inchiesta. La procura del Mattino è scattata l'inchiesta. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta affidando l'indagine ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. In 24-48 ore la donna, che ha dimostrato di non tenere in alcun conto la fragilità degli scavi di Pompei, avrà un nome, anche se il suo volto non è ben visibile. A farla identificare saranno i colori sgargianti del suo outfit da turista, assicurano gli inquirenti. Sarà decisivo incrociare l'orario segnato sul video registrato dalla sala regia del parco, dell'ingresso appunto di Piazza Esedra. È da lì che è entrata l'incivile visitatrice con i dati impressi sul biglietto nominativo telematico. Così i militari dell'arma del posto della città archeologica, coordinati dal brigadiere Domenico Pocobello, contano di risalire alle generalità della ricercata. A quel punto, nel caso in cui dovesse essere di nazionalità straniera e già fuori dall'Italia, scatterà il protocollo giudiziario internazionale. La donna rischia fino a 1 anno di carcere e 3.000 euro di multa.
Covid in costiera sorrentina, mascherina obbligatoria, anche spiaggia stretta sui ristoranti. Ristoranti, locali pubblici ed anche spiagge chiuse dalla mezzanotte ed obbligo dell'uso di mascherine nelle zone della Movida per l'intero arco delle 24 ore. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, impone misure più rigide per evitare i rischi di contagio anche rispetto a quelle previste dal governo e dalla regione. Un giro di vite deciso in seguito agli ultimi contagi che si sono registrati in città ed in tutta la costiera sorrentina. E così ieri mattina Tito ha varato un'ordinanza che prevede restrizioni ed anche multe salate per chi viola le nuove disposizioni. Notizie dalla Puglia. Polignano ha sequestrato una struttura turistico-balneare da 25.000 metri quadri a San Giovanni. Dicono è un'area con vincoli. La Guardia Costiera di Bari ha sequestrato a Polignano a Mare, in località San Giovanni, una struttura turistico-balneare di circa 25.000 metri quadri, collocata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e confinante con demanio marittimo. Il sequestro preventivo, operato con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e su disposizione del Tribunale di Bari, si è reso necessario a seguito dell'accertamento di presunte violazioni in campo edilizio, demaniale e paesaggistico. Impianti di fogna bianca e irrigazione, l'ok all'appalto di manutenzione, interventi per il sottovia Quintino Sella in arrivo, quindi la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la manutenzione ordinaria degli impianti di fogna bianca di irrigazione e degli impianti tecnologici presenti nei sottopassi comunali che valevano appunto per il prossimo anno. Notizie da Treviso e dal Veneto. Elezioni a Castelfranco, la sfida degli studenti, insomma c'è una lista di under 25, si presenta come punto di incontro il candidato sindaco Lorenzo Zurla, 22 anni, dice sostenibilità ambientale, opportunità e ricerca al servizio della comunità. Treviso, ex tennis Zambon, Panatta è pronta ad aprire il cantiere. Il tennista presenta la richiesta di inizio lavoro in comune, un investimento da 2 milioni di euro. Campi e club house. Nuovo focolaio in un'azienda in provincia di Treviso, positivi in 20 su 38, casi sospetti anche in un altro stabilimento alimentare, boom di ricoveri in ospedale e 5 in un giorno a Treviso. L'ULS riconquista la caserma Serena, ribelli convinti dopo giorni di trattative. Dopo la rivolta della scorsa settimana gli operatori sono entrati per i tamponi a 70 ospiti. Chi ancora negativo potrà uscire. Smart si cappotta sul put, sul posto l'ambulanza e la polizia, una Smart di colore nero adagiata su un fianco lungo il put di Treviso. Insomma, questa è la scena che molti passanti hanno potuto vedere a Treviso lunedì mattina verso le 10. La piccola utilitaria, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è infatti improvvisamente cappottata, rischiando persino di rotolare giù nel piccolo canale di scolo a bordo strada. Sul posto sono comunque intervenute sia un'ambulanza del SUAM 118 che una pattuglia della polizia per tutti appunto i rilievi di rito. Dalle prime testimonianze pare che fortunatamente la persona alla guida dell'auto sia uscita dal mezzo tutto sommato senza avere riportato traumi particolari. Per quanto riguarda invece il traffico in zona in quel momento, insomma, questa ha subito solo alcuni rallentamenti temporanei. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, dando subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, è partito con il comandante di polizia Tristano Grop in viaggio verso Roma per chiedere chiarimenti al Viminale. Come promesso, il primo cittadino ha deciso di agire e ha caricato su di un furgoncino 5 migranti presumibilmente minorenni e si è diretto verso la capitale, rischiando non solo qualche sanzione o ripercussione sul piano politico-amministrativo, ma come dichiarato da lui stesso, anche un possibile contagio da coronavirus per lui e il comandante della polizia, visto che i giovani clandestini non erano stati sottoposti ad accertamento sanitario e a nessun tampone. Ultimo aggiornamento sull'impresa del sindaco di Gonars Boemo, partito verso Roma con 5 migranti a bordo di un furgoncino ed accompagnato dal comandante della polizia. Il viaggio si è interrotto a Bologna
e grazie all'interessamento del prefetto di Udine e del sindaco del capoluogo emiliano, i ragazzi hanno trovato una sistemazione. Il Viminale ha fatto sapere a Boemo che il ministro Lamorgese è in questi giorni impegnato in Tunisia e comunque non sarebbe stato possibile organizzare nessun incontro. Garantisce però che verrà fissato al più presto un appuntamento a Roma con i sindaci friulani, proprio in merito all'emergenza profughi e alla gestione quotidiana dei minori non accompagnati. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Saio. Bene, cari amici, riprendiamo con le notizie continuiamo con le notizie appunto dal Friuli Venezia Giulia. Si parlava ieri, la nostra corrispondente ha parlato dello stupro di Lignano. C'è stato un invito per una passeggiata che appunto finisce in un duplice abuso. Emergono ulteriori dettagli sulla violenza sessuale di Ferragosto, responsabili individuati anche grazie alle indicazioni fornite dalla vittima. Doveva essere una serata di festa da trascorrere con gli amici a Lignano, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La notte tra Ferragosto e domenica 16 invece si è trasformata in un vero e proprio incubo per una quindicenne residente in provincia di Venezia che con l'inganno è stata portata in sulla spiaggia da due giovani stranieri e violentata. Incidente in A4, autista incastrato, scontro all'alba tra un furgone e un camion nel tratto tra la Tisana e Portogruaro verso Venezia. Incidente quindi lungo l'autostrada A4 intorno alle 4:30 del mattino tra la Tisana e Portogruaro in direzione Venezia nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un furgoncino ha tamponato un camion. La persona alla guida del mezzo più leggero è rimasta incastrata nell'impatto. La mappa di Autovelox e Telelaser a Pordenone, insomma, l'obiettivo di polizia locale e comune è quello di garantire maggior sicurezza sulle strade tramite la prevenzione. Un'attenzione al rispetto appunto del codice della strada e soprattutto dei limiti di velocità. La Polizia Locale di Pordenone ha diffuso la mappa dei dispositivi per il controllo della velocità sulle strade. Un'iniziativa, scusatemi, pensata per promuovere la sicurezza stradale e un invito a moderare la velocità. Buia, migranti sorpresi a mangiare mele in un giardino. Consolidato negli ultimi giorni il passaggio di migranti da Udine alla zona collinare del Friuli tramite Lippovia. Un gruppo di migranti è stato notato a Buia mentre indisturbato stava sgranocchiando delle mele appena colte nel giardino di un'abitazione privata. Un cittadino ha allertato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto senza però trovare più gli stranieri. Paga una prostituta, ma poi si riprende i soldi. Dopo aver consumato il rapporto, ha arraffato il denaro dandosi alla fuga. La vittima ha denunciato la rapina impropria ai carabinieri di Pordenone. I carabinieri della compagnia di Pordenone hanno denunciato un giovane per rapina impropria ai danni di una prostituta. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, il ragazzo aveva contattato telefonicamente la donna per un incontro all'interno del suo appartamento pordenonese, dove consumare un rapporto sessuale a pagamento. Al termine della prestazione, il giovane si era poi riappropriato della somma in contanti pagata e di altro denaro che la donna teneva all'interno di un cassetto per un totale di 200 euro, prima di darsi precipitosamente alla fuga dopo aver spintonato la donna per scappare. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.